Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market, spazio economia e mercati che va in onda sul web TV Liberi TV. E Alfredo Pauciullo che vi parla, come sempre, ci siamo lasciati 15 giorni fa facendo l'appunto sui mercati in cui prevedevamo la possibilità di aver raggiunto un top di periodo e prevedevamo che la settimana successiva ci fossero stati dei ripassi. È stato così, anche se c'è stato poi dopo un lieve ribasso, dopo una settimana quasi di ribassi, c'è stato poi un recupero molto forte degli indici azionari, tanto che gli indici statunitensi si sono riportati vicino ai massimi storici che hanno raggiunto il mese scorso. Lo Standard & Poor's 500 oggi, ad esempio, veleggia poco sotto ai 1597 punti che aveva raggiunto come massimo e si appresta a chiudere attorno ai 1585 punti. Due settimane fa ci lasciammo anche proprio in quella serata in cui era partito un crollo sull'oro, laddove rotta il supporto di 1520 dollari l'uncia, abbiamo assistito nel giro di 48 ore appena, cioè tra il venerdì 12 e poi essendo chiusi i mercati il sabato, la domenica e lunedì 15, abbiamo assistito a una debacle dell'oro che si è portato in pochissimo tempo da 1520 dollari l'uncia a 1320 dollari l'uncia, perdendo così quasi il 15% nel giro di pochissimi, anzi, di pochissime ore, potremmo dire. Ed è stato uno dei ribassi più alti a livello infragiornaliero che si è avuto negli ultimi 30 anni. Un caso davvero molto raro ed eccezionale, e altrettanto raro ed eccezionale, anche se magari ci si poteva aspettare almeno in parte, è stato il recupero che il metallo giallo ha fatto nell'ultima settimana, portandosi poi dal minimo raggiunto a 1321 dollari l'uncia fino al massimo raggiunto oggi a 1485 dollari l'uncia, che era più o meno il livello a cui noi ci aspettavamo un rimbalzo che ancora potrebbe essere in atto, anche se ormai a nostro avviso la grossa forza di questo rimbalzo è ormai esaurita. Prevedevamo, infatti, non ci aspettavamo sinceramente un ribasso fino all'area 1321 tutto d'un fiato. Aspettavamo prima un retest dell'area 1520-1500 e invece si è arrivati a quel livello per poi oggi andare a ritestare e andare a ridosso di quell'area che indicavamo come 1520-1520 come area su cui retest iniziare a vendere allo scoperto, a iniziare a vendere l'oro. Quindi con il massimo di oggi a 1485 dollari l'uncia, probabilmente la prossima settimana assisteremo quantomeno a un ribasso dell'oro. Non difficile dire in questo momento se si arriverà a rompere il minimo della settimana scorsa a 1321, sono distanze molto elevate e che statisticamente vengono perforate in pochissimo tempo, solo in rari casi, come è avvenuto la settimana scorsa. Ma è molto probabile, anzi c'è un'elevata probabilità che l'oro comunque la settimana prossima abbia un ampio ritracciamento. Una prima area a cui fare attenzione al ribasso è l'area di 1432 dollari, 1430-433 dollari l'uncia. Attualmente l'oro, dopo il massimo fatto oggi a 1485, ora si trova a un livello di prezzo intorno a 1458 dollari l'uncia. Quindi per arrivare al test dei 1430 di supporto sono circa il 2%. Quindi l'ipotesi che facciamo è che ci sia con molta probabilità un retest almeno di quest'area, quindi un ribasso ulteriore di un altro 2%, anche se a livello probabilistico è molto più ipotizzabile un test dell'area 1420 dollari luce. Quindi attenzione a questi due livelli, 1432-1430 e 1420. Al di sotto dei 1420 dollari l'uncia vuol dire che il metallo giallo probabilmente
porterà i suoi prezzi attorno di nuovo all'area di 380 dollari l'once. Assistiamo comunque, abbiamo assistito sull'ora e stiamo assistendo a un mercato altamente volatile, con delle variazioni infragiornaliere anche a livello, nel giro di poche ore, di grossi scostamenti percentuali. E lo stesso sta avvenendo anche su alcuni altri mercati, in particolare sullo yen, che ha raggiunto nel cambio col dollaro il livello di 100, che non è riuscito a superare ed ha ricominciato, ha ricominciato una fase ribassista. Beh, le tendenze in atto, diciamo, sono sostanzialmente le stesse che ci accompagnano ormai da mesi. Vediamo l'economia reale che produce ancora, cioè, che dà ancora segnali negativi in Italia, ma anche all'estero. In Italia possiamo avere, per chi ha visto, insomma, telegiornario o chi ha seguito un po' gli indici Istat che escono, abbiamo visto che abbiamo raggiunto il picco della disoccupazione più alto negli ultimi 35 anni. In Europa si assiste al rallentamento anche dell'economia tedesca, negli Stati Uniti altrettanto c'è la crescita del PIL, ma è comunque leggermente minore delle attese, così come sono leggermente minori delle attese gli utili sulle aziende americane e sul PIL americano. Ci sono quindi vari indicatori macroeconomici che ci fanno ipotizzare un possibile deterioramento ulteriore del quadro. Ribadisco però quello che ho ribadito già negli scorsi mesi, e che, cioè, nonostante ci sia questo deterioramento dell'economia, che a livello ciclico è probabile abbia una continuazione almeno fino a metà del 2014, a nostro avviso, ciò nonostante, rispetto alle diminuzioni del prodotto interno lordo a cui assistiamo, stiamo anche assistendo a un processo di redistribuzione dei redditi che nella diminuzione complessiva del reddito va comunque a favore ad ingrossare gli utili delle grandi aziende multinazionali. E quindi in questo senso, nonostante questo periodo di crisi, il consiglio è mantenere liquidità e su ogni ribasso di una certa sostanza comprare azioni che vendono beni o servizi la cui domanda è abbastanza rigida, come si dice negli Stati Uniti, cosiddetti aziende che vendono beni captive demand, cioè a domanda capziosa. E questi, come ormai chi ci segue ben sa, sono gli energetici, sono gli alimentari tradizionali, sono alcuni farmaceutici e alcuni immobiliari, soprattutto le aziende immobiliari quotate come società immobiliari quotate in borsa, che hanno una disciplina fiscale particolare per cui debbono erogare il 90% dei loro utili in dividendi, e quindi è sicuramente la forma di investimento in un caos del genere a cui stiamo assistendo, è la forma di investimento migliore in questo momento è puntare su determinate azioni, soprattutto in Italia, poiché rispetto agli altri listini ci sono molte aziende che sono sottovalutate, nonostante il rischio paese che ancora, a cui ancora l'Italia viene prezzata, nonostante la crisi di governo sembra aver termine e sembra avviarsi una nuova stagione politica, con la quale ha sicuramente luci ed ombre, ha dei problemi da affrontare che andranno risolti, e bisognerà vedere di volta in volta come e se effettivamente saranno risolti questi problemi. Dal punto di vista strettamente probabilistico, quindi statistico, il livello di prezzo fatto raggiungere ieri dall'indice FTSE MIB 40, cioè l'indice della Borsa di Milano, dovrebbe rappresentare comunque un top almeno settimanale, cioè il livello di 16.700 punti di indice, raggiunto ieri, è probabilmente un top da cui si potrà con molta probabilità scendere di nuovo fino almeno a 15.600 punti di indice. Da quel livello in poi,
come dissi anche 15 giorni fa, converrebbe iniziare ad entrare sulle azioni. Il nostro punto preferenziale, al di sotto del quale sicuramente bisogna entrare sul mercato italiano con molta forza, è come sempre il livello di 13.000 punti. Attualmente un po' lontano, cioè parliamo di circa un 20% in meno, però teniamo presente che in questo periodo, con notizie che escono di tutti i tipi a livello non solo economico, ma anche geopolitico, stiamo assistendo negli ultimi anni, ma in particolare anche nell'ultimo anno stesso, non solo dall'inizio della crisi, ad un grande aumento della volatilità storica sui mercati, per cui un 20% anche in pochi mesi o anche in poche settimane ormai sta divenendo un fatto abituale per i mercati. Quindi, come dicevamo, se ci dovesse essere, come noi riteniamo probabile, questo ritracciamento del mercato italiano la prossima settimana e dovesse portarsi a ridosso dei 15.600 punti, o meglio ancora a ridosso dei 15.200 punti, consiglio a chi non l'ha fatto ancora di cominciare ad accumulare posizioni sulle azioni italiane, in particolare quelle di cui abbiamo sempre detto, e quindi tra gli energetici c'è Enel, Eni, Saipem, Snam, Rete Gas. Tra alcuni immobiliari troviamo Immobiliare Grande Distribuzione. E così via, ce ne sono tantissimi sul listino italiano. Basta insomma farsi un giretto e vedere un po' tra le varie aziende che producono beni a domanda capziosa o rendono servizi del genere. Ce ne sono molte che danno anche degli ottimi utili, distribuiscono degli ottimi utili. In particolare, ricordo anche per esempio l'azienda MAR, distributrice che distribuisce generi alimentari, e anche la maggior parte delle aziende municipalizzate, ben gestite, laddove i servizi per le acque, o di energia locale, o di trattamento dei rifiuti, per quanto dovesse proseguire questo lento declino economico, comunque sono beni che, benché consumati di meno, sono necessari, per cui produrranno comunque utili, anche se inferiori, ma continuando a produrre utili. E attualmente prezzano a livelli tali, e soprattutto se ci dovesse essere anche un ulteriore ribasso, prezzerebbe a livelli tali che il rapporto del prezzo rispetto al rendimento si aggirerebbe in certi casi anche attorno all'8%, in altri attorno al 5%, quindi una fascia che oscilla tra il 5% e l'8%. Rispetto a tanti altri strumenti molto insicuri in questo momento, rispetto alla possibilità che ci possono essere prelievi sicuri, può essere sicuramente utile avere un portafoglio delle azioni del genere. E a proposito, quanto riguarda il mantenimento della liquidità, ormai a livello di Consiglio d'Europa è passato l'accordo riguardo al trattamento dei depositi bancari dei cittadini europei. Ormai è passato il principio, come dicevamo già 2 settimane fa, per cui al di sopra dei 100.000 euro per ogni deposito, per ogni depositante in ogni banca, a tutti gli effetti il capitale dei depositanti non viene più considerato un mero deposito presso la banca, ma a tutti gli effetti una sorta di prestito effettuato alla banca, che come tutti i prestiti potrebbero, nel caso in cui la banca dovesse divenire insolvente, non essere restituiti. Certamente in subordine, dovendo prima ricorrere alla capitale degli azionisti, poi a quello degli obbligazionisti e in ultima istanza poi a quello dei depositanti. Visto questo quadro, è chiaro che è consigliabile non avere presso una sola banca un conto corrente superiore a 100.000 euro per chi ha la possibilità di averlo, ma frazionare eventuale liquidità su più conti tenuti però presso più banche. Che avere più conti presso una stessa banca non esime poi dal considerarlo un unico conto, e per cui si supera il limite dei 100.000 euro. Preferibile, a mio avviso, meglio ancora, anziché mantenersi sotto il livello di 100.000, mantenere una media di 50.000 per conto corrente. Inoltre, per quanto riguarda ulteriori investimenti, come già avvisavamo,
ci sono ancora gli immobili, i prezzi continuano a scendere e inizio, almeno nelle mie zone e anche un po' girando su internet, su altre, sulle grandi città, a vedere che iniziano ad esserci dei prezzi che potrebbero essere interessanti. A mio avviso il ciclo di ribasso immobiliare potrà durare almeno 6 mesi, potremo assistere ancora a ulteriori ribassi dei prezzi, però chi ha molta liquidità effettivamente è preoccupato a tenerla parcheggiata da qualche, sui vari conti, può sicuramente iniziare a pensare anche ad acquistare qualche immobile. Ribadiamo, soprattutto al momento è da escludersi immobili commerciali perché mi aspetto che molti piccoli negozi possano purtroppo, piccole attività purtroppo fallire ancora o comunque chiudere e quindi da questo punto di vista gli immobili commerciali potrebbero ancora subire un declino maggiore, mentre invece vedo bene proprio perché purtroppo dovuto a questa situazione di crisi, molte persone potrebbero vendere la propria casa e mettersi in affitto in altre case per fare liquidità. Vedo bene, come sempre, dicevo anche nei mesi scorsi, l'acquisto di piccole unità immobiliari tra i 70 e i massimo 100 metri quadrati, possibilmente situate in parchi. Questo perché? Perché consente di meglio fittare queste case magari a persone che hanno un'entrata fissa come uno stipendio, le quali magari non avranno più la possibilità di mantenere una casa propria, però cercherebbero chiaramente comunque una sistemazione che sia abbastanza serena e soprattutto in tempi come quelli che stiamo vivendo e che continueremo a vivere, immagino, per almeno i prossimi 3 o 4 anni, questi tempi comportano un aumento della microcriminalità e quindi per le famiglie è più utile, si sentono più sicure chiaramente in parchi recintati, laddove poi ci può essere anche un buon vicinato. Quindi sostanzialmente il quadro resta immutato. Quindi, per quanto riguarda, diciamo, gli investimenti è sempre questo, su ogni ribasso di prezzi acquistare azioni a domanda rigida, acquistare questo tipo di unità immobiliari, su eventuali altri crolli dell'oro acquistare fisico, dell'oro fisico, ma ribadiamo non per farci guadagno sopra, semplicemente come forma di assicurazione rispetto al debacle dei governi occidentali a cui stiamo assistendo. Perché in effetti ciò a cui noi stiamo assistendo negli ultimi anni è un ciclo fiscale dei governi occidentali che sta volgendo a termine. Analizzando un po' tutte le statistiche e anche le legislazioni che si stanno facendo in Occidente, soprattutto nel campo fiscale, non solo in Europa, anche negli Stati Uniti e in parte anche in Australia e Nuova Zelanda e nel Commonwealth tutto, assistiamo ad una esacerbazione della fiscalità di Stato che inizia ad entrare davvero in qualsiasi a pervadere qualsiasi campo dell'azione dei cittadini e questo anche comportando purtroppo delle diciamo limitazioni tra virgolette alle libertà che si davano acquisite. E da questo punto di vista, quindi acquistare oro, magari in moneta, cosa preferibile, acquistarne fisico, diventa una forma di assicurazione rispetto al fatto che se dovesse continuare questo ciclo fiscale degli stati e dovessimo assistere poi, come conseguenza di questo, a un crollo sistemico, chiaramente non da un giorno all'altro, ma con un deteriorarsi nel tempo della situazione. Quella potrebbe essere una forma di assicurazione nel momento in cui ci dovesse essere una situazione di caos, nel frattempo in cui si dovesse traghettare da un vecchio sistema a un nuovo sistema. Diciamo, una quota dell'intero patrimonio, su un intero patrimonio, la quota che assegnerei all'oro fisico, ai livelli di prezzo più o meno attuali, salvo oscillazioni diciamo tra 1450 e 1300 dollari l'uncia, sarebbe quella di tra un 5 e il 7% del patrimonio. Per il resto mi premeva riportare una considerazione che facevo oggi, ascoltando tutto il dibattito sull'IMU
tra i partiti che devono formare un nuovo governo. Beh, a me sembra ridicola questa cosa della se fare o no la restituzione dell'IMU, se togliere l'IMU sulla prima casa anche per i prossimi anni. Se ne parlano come se fosse il problema dei problemi in Italia. Però questo a me fa preoccupare, perché in fondo si tratta di poco meno di 4 miliardi. Qualcuno stima 3 miliardi e 9, altri stimano in 3 miliardi questa entrata dell'IMU sulla prima casa. Bene, la considerazione che faccio è questa. Lo possono fare tranquillamente, perché? Perché se questo governo nasce con l'intenzione di rimettere in sesto, o almeno provarci, l'economia italiana, bene, e allora questo governo si deve aspettare anche un ribasso dello spread, un ribasso dello spread tale da mantenersi costante nel tempo. Quindi se attualmente lo Stato italiano sul decennale paga il 4,50 e 4,50 a seconda dei giorni in cui vengono emessi i buoni del tesoro poliennali, chiaramente con questa media di tasso noi andremo a pagare, stiamo pagando già quasi 90 miliardi l'anno solo di interessi. Ora io mi chiedo, se 90 miliardi all'anno di interessi sul titolo di Stato corrispondono a 4,5%, se si fanno degli interventi a livello economico con questo nuovo governo tali da portare il tasso dei BTP a 10 anni attorno al 4%, addirittura al 3,5-3,75% in maniera strutturale, e questo lo si può fare solo tagliando la spesa inutile dello Stato, beh, se si porta un risultato del genere, avremo che il mercato prezzerà meglio i nostri buoni del tesoro, quindi ci chiederà meno interessi per comprarli. Bene, se noi facciamo il conto, già mezzo punto percentuale di interesse in meno su 2.000 miliardi di debito significa praticamente ogni anno un risparmio di 10 miliardi. Quindi se si ha intenzione, se questo governo ha intenzione di fare bene, dovrebbe sapere che di quei 3 miliardi, 3 miliardi e 9 per l'IMU sulla prima casa, sono facilmente utilizzabili. Sono facilmente rintracciabili per coprire questa mancata entrata con il mancato esborso per interessi che ci sarà. Nel fatto in cui il fatto che ci sia questo dibattito a me fa preoccupare perché o non ci si pensa a questo, e allora se i nostri governanti non pensano a una cosa così banale, non oso immaginare sul resto delle cose che cavolo possono pensare, che interventi vogliono fare se non hanno manco chiaro una cosa così semplice. Oppure, peggio ancora, potrei ipotizzare che se c'è dibattito anche per solo 3 miliardi e 9, vuol dire che non si avrà o non c'è la volontà o non si avrà la capacità, perché magari la situazione è peggiore di quello che ci si dice, di tagliare le spese inutili dello Stato, di mettere mano davvero a qualche riforma, a qualche riforma economica e a riforme istituzionali tali da dare uno sprint a questo paese, per cui già sapendo di non riuscire a mantenere questa promessa, si fanno il problema di dove trovare i 3 miliardi e 9 dell'IMU. E quindi facciamo, sono 3 miliardi e 9 dell'IMU, altri 2 miliardi all'anno dovrebbero venire da quell'aumento di un ulteriore punto percentuale dell'IVA che passerà poi dal 21 al 22. Bene, sono 5 miliardi e 9 l'anno, facciamo 6 miliardi. 6 miliardi l'anno corrispondono sostanzialmente allo 0,30% in termini di tasso di interesse sui titoli di Stato. Ciò significa che se si fanno una serie di interventi economici di una certa portata e si riesce a mantenere lo spread, quindi in questo senso sui mercati abbastanza strutturalmente basso, attorno ai 300 ai 275 punti, avremo strutturalmente un risparmio rispetto al 4,5% che ci porterà al 4%. Quello 0,5% significa ogni anno un risparmio per interessi di 10 miliardi. Bene, abbiamo detto che l'IMU sulla prima casa e il punto percentuale di IVA corrisponderebbe pressappoco nella misura massima a 6 miliardi, avanzano anche altri 4 miliardi. Ma in più quei 6 miliardi che
di imposte non, diciamo, di mancati introiti dello Stato, sarebbero chiaramente spesi molto probabilmente, e questo da una parte darebbe una piccola spinta al PIL. Certo, sono solo 6 miliardi, poco di percentuale sul PIL, però metterebbe in circolo, mettendo in circolo 6 miliardi, fai sì che il volume economico giri, possa arrivare anche a produrre sul PIL 10 volte tanto, se sai, perché in un giro economico 6 miliardi che girano ti possono arrivare anche a fare una produzione di 10 volte tanto di PIL, quindi a 60 miliardi di PIL. Ma anche nell'ipotesi in cui i 6 miliardi non producono una leva sul PIL, ma producono solo 6 miliardi di ulteriore PIL, quindi di consumi, di produzione di beni e via dicendo, in qualsiasi caso lo Stato, visto che c'è una pressione fiscale più o meno del 50%, di questi 6 miliardi che non incasserà direttamente con l'IMU e con il punto di IVA, di fatto poi comunque li incasserà come pressione fiscale sulla fiscalità generale. Quindi il vero esborso da parte dello Stato italiano sull'eventuale mancato introito dell'IMU sulla prima casa e sul punto di IVA che non dovrebbe essere, qualora non fosse aumentato, semplicemente sarà un esborso di 3 miliardi di euro all'anno, e che rispetto, se si stabilizzano i tassi di interesse facendo un'ottima politica, o almeno una discreta politica economica, si riuscirà tranquillamente ad ottenere questi 3 miliardi che servono per coprire queste mancate entrate, con un ribasso, strutturale dei tassi di interesse sul debito. E quindi la mia preoccupazione è che o la situazione sia più grave e non ci venga detto, e non voglio immaginarlo, o che non ci sia veramente un grado di stupidità tra i nostri politici, almeno su queste materie, per cui insomma spero che mettano nei ministeri chiave, come quello dell'economia, degli esteri, per il commercio con l'estero, e via dicendo, persone che, non dico loro personalmente debbano avere una conoscenza così approfondita, ma quantomeno di persone che si circondino poi di consulenti, di persone capaci di interventi di grosso respiro, di riforma di grosso respiro. E questo è un invito che faccio a tutti, alla classe politica a livello nazionale, ed è un augurio che faccio a noi italiani, speranzoso che possa la barca, anche in questo ciclo economico occidentale negativo, possa quantomeno la barca, non dico volare come prima, ma quantomeno assestarsi e iniziare a creare una base da un punto di ripartenza per il futuro. E per il resto, se il quadro è che questo è, e questo sembra rimanere, anche perché da qui al 2015 c'è questo grosso blocco che va in scadenza di titoli di Stato in tutto l'Occidente, e che gli altri stati stanno affrontando con lo stampando, facendo acquistare questi titoli dalle banche centrali, come la Federal Reserve e la Banca del Giappone e anche la Banca d'Inghilterra. È chiaro che fino a quando non si supererà questo scoglio, continueremo ad assistere a un deleverage finanziario, quindi sostanzialmente a un'erosione della ricchezza finanziaria e una circolazione monetaria molto lenta, per cui anche questo ha come conseguenza sulla economia in generale, chiaramente ulteriori rallentamenti. Quindi probabile che, se questo rimane il quadro, non si ha la forza o la volontà o la visione di creare qualcosa di nuovo, anche concordato tra tutti gli stati occidentali, beh, probabilmente noi a fine 2015 assisteremo solo a un ulteriore deterioramento della situazione economica generale, e in quest'ottica, ripeto, gli investimenti da farsi sono quelli che vado ormai dicendo da mesi, che ho ribadito ancora in questa puntata, e il consiglio ovviamente è di avere molta liquidità e di entrare man mano che i prezzi ribassano, quando ci sono delle occasioni su singole azioni o su singole unità immobiliari o su ribassi forti dell'oro avvenuti in pochi giorni, così come la scorsa settimana. Se non si è già carichi di queste attività finanziarie, entrare un po' alla volta.
Salvo poi se si arriva a livelli di prezzo interessantissimi, e che personalmente sull'indice di Borsa di Milano io indico come i 13.000 punti, al di sotto dei quali sicuramente bisogna iniziare a comprare con più decisione, perché a quel punto i prezzi diventano davvero da saldo. Anche stavolta il tempo è volato e siamo giunti di nuovo al termine anche di questa puntata. Non mi resta che ancora salutarvi, lasciarvi un buon fine settimana e arrivederci a 15 giorni. Un abbraccio a tutti i web spettatori. Come sempre, se volete, basta mandare una mail alla redazione e per qualsiasi domanda inerente agli argomenti della puntata, basterà inoltrare un'email alla redazione che mi verrà girata e io vi risponderò senza problemi. Ancora buonasera a tutti e buone cose a tutti e auguri alla nostra Italia.